Buongiorno a tutti! Oggi vi parlo della nuova collezione di Nabla che è uscita con i 6 nuovi cream eyeshadow. Ho già provato i loro cream eyeshadow e mi sono trovata benissimo, cioè quello con il sottotono rossiccio che è spettacolare, veramente bellissimo. Hanno una dorata quasi tutti eccellente, nel senso che comunque si fissano sulla palpebra. Sono perfetti per tutti i giorni perché aprite il cofanetto, spiattellate, mascara e via, insomma. Molto molto semplice l'applicazione, si sfumano bene, bla bla bla. Allora, io ho già utilizzato tre dei loro cream shadow. Ho provato questo qui che è sull'azzurrino, questo panna che è quello lì che ho oggi sulla palpebra, anzi ne ho usati quattro. Ho utilizzato questo qui che è il più gettonato, che è Rhea, che è questo viola molto scuro, e infine Utopia, mi pare che si chiami, sì, che è questo rame scuro. Ho notato che l'azzurrino non ha una coprenza elevata. Uno starnuto. Scusate. Dicevo, l'azzurrino non ha una coprenza elevata, quindi lo utilizzo più che altro, l'ho utilizzato più che altro come illuminante. Mentre mi è piaciuto tantissimo questo qui perché è un rame un po' più intenso, un po' più scuro, quasi marrone. E questo qui perché non è asciutto, quindi sembra un po' non il Berstadi, il soft ochre di MAC come effetto. E poi ho utilizzato Rhea come eyeliner, proprio con questo tutorial qui che vedrete presto. Questi sono i colori. Non ho ancora utilizzato Entropy, che è questo champagnino un po' più scuro, Hyperspace, che è uno champagnino con i riflessi verdi. Quindi questi sono gli unici due che non ho ancora messo sulla palpebra, non saprei come sono. E questi sono i colori. Ma ora ve li mostro più da vicino perché così magari li vedete meglio. Le prime impressioni, perché me l'avete chiesto in tantissimo anche swatchandoli. Allora, come tutti vedete, cioè se li toccate non vanno via, cioè sono, vedete, no transfer, durano tantissimo. Anzi, appunto, vi faccio vedere, con l'acqua micellare vanno via ovviamente, però comunque bisogna insistere un pochino, quindi come durata, se sono simili ai, vedete questo qui è un po' più difficile, se sono simili ai vecchi sono veramente eccezionali. Quindi se vi piace un colore molto particolare è Utopia, questo rame molto cangiante, poi Rhea, cioè come due colori a primo acchito che almeno personalmente mi piacciono tantissimo sono questi due. Mi piace tantissimo anche quello che ho utilizzato, cioè Morning Glory, cioè questo qui, perché per tutti i giorni è un colore opaco, è molto molto carino. Quindi adesso vi faccio sapere, cioè perché cioè, mi sono arrivati venerdì scorso e non ho avuto modo di testarli per tanto tempo, oggi è lunedì, quindi li ho utilizzati giusto questo fine settimana, quindi vi faccio sapere magari nei prossimi giorni. Intanto volevo farvi questo video in modo che, visto che domani, cioè martedì 15, saranno online, io spero di caricare questo video già stasera o domani mattina, volevo un attimino darvi un'idea, visto che ci saranno promozioni, almeno sui colori, su come sono fatti, sulla tipologia e tutto. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.